Ma l'Italia avrà sicuramente un commissario di peso, perché l'Italia conta sempre più in Europa, come ha dimostrato in questi 20 mesi del governo di Giorgia Meloni, e conta sempre di più nel Mediterraneo e conta sempre di più a livello internazionale. Credo che questo tutti possano riconoscerlo nella guida di Giorgia Meloni, e sicuramente avrà il suo riconoscimento come paese fondatore dell'Unione Europea, come paese che in questi anni ha dimostrato di avere un peso specifico nelle scelte dell'Unione Europea. Se abbiamo raddrizzato, e tanto più lo faremo nei prossimi mesi, la politica industriale economica europea, questo è merito del governo di Giorgia Meloni. Se abbiamo indirizzato la nostra Europa nei confronti dell'Africa, addirittura con un commissario che dovrebbe riguardare l'orientamento mediterraneo dell'Europa, credo che questo è merito del governo di Giorgia Meloni. Insomma, noi stiamo già cambiando il corso dell'Europa e credo che questo ci verrà riconosciuto anche all'interno della ripartizione delle deleghe per il nostro commissario europeo. Ministro, mi scusi, su Ilva. Internazionale dopo il ritiro di Joe Biden. Non mi sono mai espresso su quello che decidono i cittadini degli altri paesi. Su Ilva, a che punto è per quanto riguarda la cassa integrazione? Abbiamo una riunione mercoledì. 25. Una riunione con tutti con i studi, con i sindacati a Palazzo Chigi, con questa cabina di regia coordinata dal sottosegretario Mantovano, in cui illustreremo il piano industriale finanziario, anche alla luce del giudizio estremamente positivo che è giunto dalla Commissione europea, che ha ritenuto che il piano industriale finanziario fosse in condizione di restituire il prestito ponte con un tasso di interesse che è quello previsto dalla Commissione europea, e ovviamente anche l'indirizzo per l'utilizzo della cassa integrazione e anche i principi che guideranno la procedura di assegnazione dell'impianto, che dovrebbe partire già a fine luglio. Quindi siamo a un punto di svolta, posso dirlo, insomma, è come se avessimo superato un traguardo di metà e ora finalmente siamo nella strada di montagna e finalmente siamo sulla discesa. Sulle prospettive di vendita? Io nei prossimi ore riceverò al Ministero due importanti e significativi investitori internazionali. Come sapete, hanno manifestato il proprio interesse già quattro player internazionali di grande livello e altri player italiani, e penso che ce ne saranno altri quando inizieranno le procedure. Questi due incontri sono quelli canadesi con l'azienda canadese? Quello delle prossime ore. Vedremo. Grazie.